Gestire la rabbia e il risentimento. I padri del deserto erano monaci cristiani, vissuti nei primi secoli dopo Cristo, che si ritirarono nel deserto, ricercando l'unione con Dio mediante la meditazione. La loro saggezza è giunta fino a noi attraverso alcuni brevi detti. Ora meditiamo 15 dei loro insegnamenti più profondi per gestire la rabbia e il risentimento. Dedicheremo ad ogni detto pochi istanti di silenzio per la meditazione. Mettiamoci in una posizione confortevole, facciamo un respiro profondo e rilassiamo i muscoli. Facciamo un altro respiro profondo e lasciamo andare tutti i pensieri. Facciamo un ultimo respiro profondo, trattenendo per pochi secondi l'aria nei polmoni e poi la lasciamo andare. Ora respiriamo in modo regolare. Ed ecco i detti dei padri del deserto per gestire la rabbia e il risentimento. La rabbia è un fuoco che brucia prima chi la prova. Ora chi vince la propria ira vince il più grande nemico. Il risentimento è come bere veleno e aspettare che l'altro muoia. La pace interiore inizia quando la rabbia finisce. Non lasciare che il sole tramonti sulla tua ira. La rabbia offusca la mente come le nuvole oscurano il sole. Chi si adira facilmente distrugge la propria anima. La
la pazienza è l'antidoto alla rabbia. Il silenzio è la migliore risposta all'ira. La rabbia è una confessione di debolezza. Perdona e dimentica, non per gli altri, ma per te stesso. La gentilezza è più potente della rabbia. Chi controlla la propria ira domina il proprio nemico più grande. Il risentimento è una catena che lega solo chi lo prova. La compassione è l'antidoto al risentimento. Questi detti offrono saggezza su come gestire la rabbia e il risentimento, sottolineando l'importanza del controllo emotivo e del perdono. Abbi cura di te.